volto di ragazza, seduta in attesa, un ultimo sguardo al curriculum, ai trucchi per renderlo migliore. Ogni tanto guarda in su a quell'architettura che sa ancora di vetro e fiaschi. Tempi in cui il lavoro era frastuono e calore, calli e mani vecchie. Tempi in cui il lavoro era pur sempre un'entità tangibile, identitaria. Un volto di turista, il sapore dell'Oriente, il lontano West, la vecchia Europa. I primi passi in stazione, il treno, la bicicletta, i fiumi, il privilegio di 2000 anni di storia. Cosa sia centro nel mondo non è dato sapersi. Cosa sia centrale, invece, dipende dal saperlo rendere tale. L'attributo, non il sostantivo, si presta come argilla nelle mani degli artisti. Mille volti che fanno comunità, la gestione collettiva dei beni essenziali, mani alzate in votazione, conoscenze diffuse. Condivisione di ciò che è realmente di tutti, acqua, rifiuti, salute, eppure il disagio, le difficoltà, la diversità che toccano al singolo, ma devono sorreggersi sulle grosse spalle della città. Forse il mio, che scruta da fuori, magari illudendosi che sia tutto più chiaro, sbagliando per superbia. Sa che non si tratta di compilare un elenco, una lista, di fare rendering accattivanti. Non è una questione di forma, ma di sostanza. È un qualcosa di più simile al chiudere gli occhi. Lasciarsi trasportare dalle note e proiettarsi a 20 anni di distanza. Quando questi mille volti saranno diversi, quando il giovane di oggi avrà le rughe del domani e le rughe di oggi reclameranno un nuovo concetto di comunità condivisa.